Però è stato il tono appena entrate, dire che questi ragazzi sono sporchi, io non ci sto. Scusa, perché io nessuno sono l'ha stato mai detto Maria questo. Teresa, perdonami, ma nessuno ha mai detto questo. Qui ci dobbiamo togliere i peli pubblici da tutte le parti. Ci mancherebbe, questo hai detto, primo. Questo hai detto, però questo hai detto, Filo, scusami, ma l'hai detto o non l'hai detto? Io sto parlando di quella frase, io già te l'avevo detto, che ci ero rimasto un po' male, anche io, scusami, allora, appena entrati, ma semplicemente dire perché che non la casa è sporca, qui, questa casa, io non sono... E devo pulire e tolgo i peli. A noi pure vogliono ma mi spiace, allora state più attenti dove buttate i vostri peli. Io li tolgo lo stesso. Posso dire? Cioè, ma e voi state più attenti dove mettete l'umido, scusate. Come? Ok? State più attenti dove mettete l'umido. Detto questo, generalizziamo. Ma io posso fare quello che desidero. Allora, quella differenziata non l'ho capito. Ma se avessi problemi, vabbè, non importa, però questi Alfonso, ragazzi, io voglio ho fatto 7 anni di collegio militare, ho pulito di tutto, non è un problema. Niente, non esageriamo, ma veramente non avevo capito la tua battuta. Sì, dimmi. Allora, certo. Io credo che io e Filippo siamo entrati veramente con garbo in questa casa, sapendo che i ragazzi dicendo stanno che qui. Che orrore qui? È tutto sporco. Ma che tu che film hai visto? Io... Scusami, che casa hai visto? No, adesso la clip, sto dicendo la clip. Ian, okay. Avete mai sentito me e no, Filippo? No, adesso la clip. Lamentarci una battuta che ho chiesto. La clip. Avete detto che i barattoli erano tutti. Sto dicendo che in generale, quello che volevo dire, se posso, visto che si era rivolto a me Alfonso, volevo dire una cosa, che qui non c'è mai stata nessuna signorina Rottermeier.